Ed ancora collegati con il circolo 14 febbraio di Ancona per proporvi la finalissima del campionato italiano Master Boccette tra Daniele Ricci ed Enrico Rosa. Siamo arrivati all'epilogo di questa bellissima manifestazione. La squadra non cambia, la squadra di BDR Channel, sempre Fabian in regia, Tom invece alle telecamere soggettive, e accanto a me ormai un collaudatissimo Simone Cardelli. Grazie per il collaudato. Un ben trovato anche a Nicola Biondi, purtroppo il suo nome non lo diciamo mai. Che dire, una bellissima manifestazione, alla fine è arrivata la finale che tutti pensavano che arrivasse. Sì. Ma anche gli stessi attori, secondo me, perché Rosa poco fa parlando diceva avrei voluto questa finale, ce l'ho, e quindi adesso andiamo a giocarcela. Sì, comunque facciamo i nostri complimenti anche ai semifinalisti, in special modo a Naderi che ha ceduto il passo a Rosa, l'ha combattuta molto, ci sono stati molti episodi che alla fine anche abbastanza rocamboleschi hanno favorito Rosa. Certo, Rosa dal lato della sua esperienza ha saputo sfruttare tutte le situazioni, adesso la se la va a giocare contro Ricci. Per quello che abbiamo visto in questi giorni, sicuramente il favorito, correggimi se sbaglio, è Daniele Ricci, che è stato molto più preciso nelle bocciate, nel gioco misto, ecco. Daniele Ricci finora è stato quasi infallibile, però c'ha di fronte un avversario che non molla mai, di quelli che ti rimangono attaccati agli stinchi, no? Ai polpacci, e mordono. Rosa è il classico affamato di vittoria, quindi combatterà fino alla fine. Vediamo se ce la fanno piccolo gustare, no? La finale, se sarà combattuta. Più che altro per vedere una finale combattuta, Enrico Rosa deve migliorare i suoi punti nella bocciata. Deve alzare il livello della sua bocciata, altrimenti sì, farà fatica a star dietro a Ricci, salvo che poi non vada inventando qualcosa, ne ha le capacità per farlo. Certo. Però ovviamente poi quando devi inventare molto, se tutto non fila liscio, non segni molti punti. Quindi apre le danze Enrico Rosa con la prima bocciata. Ricordiamo che questa finale si svolge al meglio dei 5-7, quindi se ne dovrà vincere 3. E avevamo parlato che doveva migliorare lo standard della sua bocciata, per ora Rosa non risponde presente perché... Assolutamente no, anzi prende un rischioso rimpallo di fatto, poi fortunatamente non lascia punti sul campo, ma... Ce lo può concedere solo adesso questo errore. Eh sì. In accosto sta ben distante dal pallino Ricci, che l'abbiamo visto nell'altra semifinale giocare davvero in modo impeccabile tutti i colpi, sia di bocciata sia di accosto. È anche quelli come semifinale questo, a senso unico contro Turroni. Anche quelli come questo in cui è importante posizionarsi bene, se non per forza obbligatoriamente vicino al pallino. Adesso Rosa credo che sia rimasto indirizzato con la sua biglia verso il castello. Infatti Ricci sta scrutando la situazione. La tirerà sicuramente. Già impostato. Quindi una conclusione veloce di 3. Per indirizzare subito la biglia bianca verso il castello. Prende anche il combination col pallino. Non realizza nessun punto. Ottiene il punto comunque, perché sposta sul lato sinistro le biglie di Rosa, però un punto chiaramente che riprenderà immediatamente Rosa. Ma Rosa sta anche valutando di calciare quella rossa, e non detto che lo faccia. Andiamo subito con gli attacchi. Quindi cercherà questa bocciata se qualora decidesse di andare in attacco. E forse sta anche pensando se giocarla di misura o giocarla di braccio per realizzare molto, magari portarla via da quel centro, da quel centro del biliardo. Sì, poi prendendo l'antennamento chiaramente la sua si sposterebbe verso il pallino in questo caso. Alla fine decide di giocare in accosto, rimanendo con la sua biglia nel quadrato inferiore.
E Ricci sfrutta la sua altezza e si appoggia a quel pallino. Forte anche della palla di vantaggio, per cui... Sì. Rosa prova a incastrare quel pallino fra sponda rossa per metterne due dentro. Ce ne mette soltanto una. E qua Ricci credo che non abbia problemi a conquistarsi il punto. Addirittura potrebbe giocare la carambola bianca rossa per fare il punto, sicuramente senza giocarla di seconda, senza arrivare alla sponda, appoggiandosi. Infatti giocherà quello. Sufficiente? Sì. Sì, sufficiente. Un po' di brivido. Un po' di brivido, ma... Iniziava con la goccia di sudore sulla schiena. Quindi prima bocciata per vediamo come il campione si presenta, romagnolo. Come si presenta Ricci. Direi che si presenta molto bene. Vediamo se si sviluppa in terza. Credo proprio di sì. E 10 punti sì, per Ricci. Ricci sì. Tira fuori il biglietto da visita e si presenta. Anche se poi di fatto non è che bisogna avere il biglietto da visita per conoscere Ricci Daniele. Però diciamo fa più notizia quando fa 2 o 4. Dai, possiamo dargli questo soprannome tranquillamente, il cannibale delle boccette, dai. Che non ce ne voglia quarta. Che non ce ne voglia quarta. Guarda, è il cannibale dei 5 birilli. Anche della Goriziana, perché ha vinto molti gran premi di San Vincent, Andrea, è quello che ne detiene di più. L'ho visto pericoloso un po' dappertutto. Io penso sì. Che anche se ne metti 13, 14, 15 birilli è pericolosissimo. E qui un piccolo errore di... Piccolo errore, non proprio piccolissimo, da parte di Ricci che sì, non conquista aveva... il punto con la seconda boccetta. Aveva parecchio bersaglio per fare il punto, quindi l'ha sbagliata molto nel largo. Però comunque si è mosso, ha fatto gioco, nel senso che non si è stretto. Solo che già lui rimane con l'ultima in mano e Rosa ne ha ancora 3. Quindi due boccette di vantaggio per Rosa. Che andrà alla riconquista di questo punto cercando di appoggiarsi in questo caso sulla biglia di Ricci e ci riesce perfettamente. Esatto. E Ricci non può fare altro che arrivare di misura perché poi non può arrivare lungo perché altrimenti il pallino si sposterebbe verso la bianca. La direzione è buona. E appoggia la bianca, perfetta, ancora una volta. Bravo Ricci. Ottima giocata. Ora con due boccette di vantaggio non credo che Rosa abbia problemi a conquistare il punto di accosto. Anche perché no, sicuramente se... la prima la giocherà più veloce, per farsi spazio, per non rischiare di imbottigliarsi. Anche un bel po' più veloce. Visto. Anche un bel po' più veloce. Si dovrà accontentare di uno. Infatti non Ricci lo fa battere, Ricci chiaramente gli concede il punto di accosto. E questa è un po' la cartina al tornasole, vediamo perché. E finalmente addrizza la mira anche Ricci, anche scusa Rosa su questa bocciata. 8 punti di qualità. È successo anche prima con Adeli, ha capito che se la spinge, se la forza un po' di più, se la carica di forza, riesce a rimanere più dritto. Poi magari non vorrà giocare con quel pallino sempre attaccato alla sponda, perché il pallino attaccato alla sponda, se il primo te la inchioda così, bella stretta, comunque fatichi sempre a prenderlo, nonostante il livello buonissimo che c'hanno due finalisti di un campionato della Master. Di 4. La prende direttamente di 3. Vediamo se fa gioco. In qualche modo si fa posto. La ricalcia subito dopo.
forse nel modo non voluto, ma Pizzico ce l'ha fortunato con la doppia carambola, che se non ritocca da rosso non lo fa. In Toscana questo si chiama cacalcio. Cacalcio. La prendi di prima e la ricalcia subito dopo. Il bello poi di questi due. Questo è un errore grave da parte di Ricci, che perde la biglia di vantaggio su parecchio spazio a disposizione. Verso lui la giocata sicuramente per metterla sopra il pallino, mettendo in difficoltà Rosa, però l'ha rischiata troppo. Se lo prende adesso il punto, però perde il vantaggio della boccetta, però qua sicuramente dovrà faticare Rosa per riconquistarlo. Sì, non subito è facile, non è. Sta valutando se arrivando di 4 o di 3 come prima allo spazio per prendere la rossa direttamente. Ah, eccolo qui. E ho giocato la carambola di là. Lo può aiutare. Ha mimato anche questo. Però le strade sono molto chiuse, non è che ne è moltissimo. Ci va di tre cercando la testa della rossa. Tre dall'altra parte, sì. Questa sfila via, riesce a portare però via. È buono anche questo, infatti, no? La rossa, ma conquista il punto, sì. Sì. Anche se chiede la misurazione, ma credo guardando dal monitor sembra bianco, però. Ma abbondantemente bianco. Che faccia molto se hanno chiamato l'arbitro a misurare. Ma anche col compasso è bianco grande. Sì, 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 anche col compasso. La bellezza di questi due giocatori che hanno una velocità di esecuzione del tiro, perché poi il gioco è abbastanza, tra virgolette, semplice, a parte alcune circostanze. Sanno già quasi prima che sta arrivando la palla dall'avversario da cosa che parte giocare. Tanto sfiora quel tanto che basta, che non gli precluda il fatto di andare a prendersi il punto, Ricci. Questa è bella, forse la deve giocare come ha giocato prima. Quindi ancora una volta di tre, di quattro. Solo che deve stare attento, perché se entra perfetto che si incassa, la sponda e palla. La fa, se può, ci no, va diretto, ce la fa anche se ci va so. Diretto. Potrebbe spostarsi prima verso Rossi. Tiro delicatissimo. La tira velocissimo, chissà perché. Così era difficile. Così era difficile farlo. Ne paga 5 addirittura. Disastro da parte di Rosa. Ma lui ha giocato secondo me a prendere di seconda, il lecco di seconda, facendola sfilare tra palla e pallino. È un tiro abbastanza azzardato per Rosa, che addirittura anziché pagare 1 paga 5. E quel che è peggio è che mette in bocciata Daniele Ricci. Daniele Ricci realizza altri 10 punti, tiro fotocopia al precedente, facilità di bocciata disarmante di Daniele Ricci. Il cannibale delle boccette. Si fa trovare pronto ancora. Fantastico, proprio un gesto tecnico meraviglioso da parte di Daniele Ricci. Lui segue una naturalezza che è disarmante. sembra proprio il tiro più facile del mondo giocato da lui, di tre, a spostare la bianca e appoggiarsi sul pallino anche, e riesce questo. Anche questo in modo perfetto. Chissà come è rimasto. No, non è indirizzato. I centri delle biglie guardano il 4 della Goriziana. Esatto. Sta valutando magari se farli di seconda. Se il pallino può fare la fotocopia del tiro, esatto, fatto con Naderi. Sì. Ma non, guarda, non credo che lo stia tirando, perché di seconda effettivamente poi il pallino può andare sul, sì, filotto. Lui, tirando il suo giù, bisogna tirare una discreta forza. Prende, non la intercetta di due, intercetta la rossa subito dopo una sponda.
forse ha fatto punto. Forse ha fatto punto, sì. Strator, stanno valutando questa misura. Sembra sia bianca, però. Non chiamano neanche l'arbitro, quindi no. Penso che sia abbondantemente bianco. Lunga, corta, corta per Rich. Arrivarci da dietro. Veramente anche lui non deve arrivarci vicino, ma non deve. Abbondante. Sì, anche se le strade dalla venendoci dalla lunga corta sono abbastanza chiuse da lunga corta, il problema è lo spazio di mettere la mano. Quindi la gioca corta lunga direttamente sulla rossa, giusto? Direttamente sulla rossa, sì, sì. Sembra un po' larga, eh. Vediamo, esatto. Quante ne prende, eh? Ne prende poca. Prende scarsissima. E quindi perde la boccetta di vantaggio. È un errore abbastanza vistoso da parte di Rosa che potrebbe compromettergli la possibilità di acquisire la bocciata sulla prossima mano. Il problema è che adesso ha poche alternative per metterla bella. Credo che la giochi di misura lì. Cercando di metterla lì in mezzo o in appoggio sulla rossa. E la giocata l'ha fatta bella, eh? L'ha messa con le mani, come dicevi, sì, prima. Lascia lo spazio, però ha solo questo tiro qua da Ricci Daniele. Deve andare anche lui sulla bianca, nella fessura un po' più piccola, ma e non mi sembra che l'abbia giocata male male. Due conclusioni messe entrambi con le mani, eh? Molto bene Ricci, molto bene. Non serviva essere precisissimi con la forza, l'importante era arrivare in quello spazio lì, però la direzione era perfetta per entrambi. 10-10 nelle prime due bocciate e la terza per spaccare il set. E ancora fotocopia, attenzione, passa in mezzo, tratti umani per Ricci, eh? Ho quasi un gatto nero al fianco però, che aveva preannunciato il filotto però. No, guarda, mi sembrava davvero incandelata come le precedenti, era proprio una fotocopia. Pensate che è arrivata, vedi, quasi vicino al diamante. Comunque rimane una qualità incredibile di rimane bocciata a livello con la sua biglia poi attaccata alla sponda corta che non lascia neanche la possibilità qualora avesse modo di avere una giocata di rimessa pur, Ricci, pur perdendo la palla di vantaggio o cioè comunque un in più intanto con che le mani mette anche questa di 4. Che giocatore Ricci, questa è d'altissima qualità, eh. La giocata con una forza un po' più sostenuta rispetto a quella di Ricci e gli risponde un gran che bene, ma non riesce a trovare il punto. Poi modalità diversa anche di tiro, no? Di impugnare quella palla per dargli l'effetto e farla girare, no? Ricci incastrata fra le dita, l'altro che la gira un po' più col pollice. Perde la boccetta di vantaggio Rosa, conquista il punto in questo caso. Adesso Ricci per ora deve fare solo il compitino. Non semplice in questo momento, però. Sì, qua deve cercare di spingere la bianca verso la corta. Ma io penso che lui giocherà a più cercare di mettersi lì in mezzo. Quindi andare un filo stretto che se anche prendesse il pallino è buono, la fa strettissima. Passaggio a vuoto. Questo è il momento in cui le leve lunghe non aiutano, nel senso che ti portano a stringere un po' la traiettoria. Adesso è in difficoltà, nel senso che cioè, si fa però. Si fa perché poi dopo l'ultima boccetta ce l'ha Rosa. È addirittura largo. Questo è largo. E qua vedi aver giocato la propria biglia molto vicino alla corta. Lascia solo sponda palla, esatto.
Ma lo sponda palla che gioca benissimo invece, alla grande. Alla grande lo gioca, 12 esatto. punti, un super tiro da parte. Sei, sono di prima. Come sei? Sei, sono di prima, ha giocato sponda lunga, sponda palla. Ah, quindi questi non questi sono doppi? Questi qui sono i primi, sì. Ah, scusami. No, vabbè. Perché deve battere la corta per essere doppi, eh? Esatto. Deve battere questa la corta. Non la sapevo, scusate. Scusate la non competenza, ma ero sicuro che fossero 12 perché era un tiro di calcio. Invece per essere un tiro di calcio deve toccare la sponda corta. Ha fatto comunque sia un bel numero perché non è facilissimo. No, sì, certo. No, questa non la sapevo. Ecco, questa proprio no. Qualche difetto devi pure averlo e non può essere perfetto. Sì, alla... Ne abbiamo solo uno di perfetti da queste parti e non possiamo dire chi è. Guarda, se l'avessi avessi fatto questo errore con Loris mi avrebbe massacrato. È una tua fortuna, sta qua vicino a me. Sì, assolutamente. E Enrico sta tenendo le sponde a risalire. Battendo al centro del biliardo è quasi obbligata la traiettoria. Se arriva con la forza, arriva. E qui giocata diretta invece per Ricci ad allontanare la biglia bianca. Pallino pieno, bello, la fa un po' stretta, però segna comunque. Rosa va all'attacco. Prende il pallino. Combina un disastro Rosa. Intercetta di 2 anziché di 3. L'ha sbagliata grossolanamente. È vero che devi passargli vicino per prendere quella rossa di calcio, eh? Però, sì, però l'ha preso quasi pieno. Quasi pieno, eh? Insomma. Gli sfila laterale, vediamo. C'è dove si mette un cerottino a... due biglie a disposizione Ricci, quindi ragionevole pensare che la prima penserà la gioca a prendere il punto, cercando di prenderlo, ecco, così giocando sulla bianca, sul pallino. Non è stato fortunato. Se l'avesse presa più scalza poteva pensare anche a fare 5 punti. Esatto. Rosa concede 1. Anche perché magari rischiava anche i 3. Se avesse spinto giù la rossa. Allora... Ho capito. Gli ha fatto un giochino. Si guadagna la bocciata. Non far pronostici perché sei pericoloso. Fermissimo. Ha ricalibrato il mirino Daniele Ricci. Comunque, se potessi scommettere sul filotto di Ricci ci scommetterei a tutti i colpi, Sono sicuro che non perderei tante volte, Ne ha fatti meno perché ha fatto il mezzo, non perché sì, l'avrebbe sbagliato. Se non fosse passato in mezzo avrebbe già vinto. 42 a 24 il parziale. E vediamo dove si mette Rosa. Rimane dritto, mi sa. Mi sa che almeno 4 ci sono. Esatto. 4 che farebbero non è... tanta classifica. Ha rischiato moltissimo. Se prende quel lecco, rischia di berne anche molti di più. Sì, poi alla fine è molto meglio così perché almeno ha l'opportunità di ritirarla, senza avendo dubbio. Già preso le misure, ha regalato 4 a Rosa, ma questa mi sembra larga. Adesso... è larga, per voi questa è stretta, è stretto, vabbè, però insomma è passato al lato. Adesso è l'ultima da giocarsi. E Rosa non sta a guardare poi. Quindi... E Rosa poi, sai, se fa 8 di colore si mette a 36. No, ma secondo me non li gioco 8 di colore, a prescindere da dove la metta Ricci.
perché vista l'occasione ghiotta che ha, le tre palle in mano, tenterà comunque di arrivarci a bocciare la partita. Una se la sistema, anche se non l'ha subito a disposizione, una se la sistema e poi dopo la calcia. Ricci si è coperto, credo che si sia coperto, non so se ha lasciato lo spazio per passare diretto. Ma molto spazio, secondo me lo spazio c'è, La gioca da fuori veloce, sì, una gioca di tre, esatto. Non è male. Ancora due biglie per Ricci. Due biglie per Rosa. Scusami, no, per Rosa. Stavo perché guardando. Non è rimasto molto da tirare, effettivamente. Perlomeno in maniera diretta. Infatti tenta il lecco della rossa. Questa è bella. 4 punti, molto bello. Si conquista anche il punto, vediamo se c'è altro, se c'è altro da giocare oppure se si accontenterà di prendere 3 punti del gioco di accosto. 32, 33 a terra, se mettesse l'altra 35, palla 35. 35-42 per Ricci. Sì, si accontenta appunto del 3, 35-42. Facendo qualche calcolo, anche facessi solo il filotto, sarebbe già 43, si metterebbe già per due birilli bianchi. Schiva, se si apre questa verso il filotto, si è indirizzata molto bene, e 8 punti, si mette a 43. L'ha tirata un po' con il corpo, sì, o le ha spostato un po' il biliardo o lo palla adesso. Sì. Adesso può succedere di tutto. Guarda quel passaggio in mezzo, quanto è costato a Ricci. Adesso l'ha messa bene, bene, tanto che Rosa non penso che andrà lì di misura per cercare quel punto. Quindi ci arriverà da questa parte? No, secondo me arriva. Guarda, lui l'ha andato a guardare. Giocandola di taglio, anche veloce volendo. Lui ha guardato se per caso con la mezza rossa sponda pallino potesse risalire. Oppure la... Ma di candela? Di candela, così. Vedi? Vediamo chi si aggiudica il punto bianco. Bianco. Non, bianco. Non risale. Ha fatto un bel gioco alla fine della fiera, perché si è portato via da quella situazione difficilissima. Ha fatto il punto. Ha tentato un tiro, perché poi si riesce, certo. L'impensabile, alla fine chiude il set. Tanto perfetto. Ricci in accosto. Questa volta penso che la rossa invece non c'è lo spazio di passare. No, tutto chiuso, tutte le strade. C'è solo, forse c'è solo quello. C'è una carambola di rossa pallino. Ma sai, c'è anche la sua lì, che potrebbe essere calciata. Però diciamo pure che la partita a questo punto merita anche il colpo risolutore. Sì, la tira forte in testa. Entrambi in chiusura. La tira forte in testa. Il punto è rosso. Se adesso segna rosso, Non c'è un'altra possibilità di chiusura. Forse lui spera sia rosso. Ah, quello sicuramente. Per giocarsela lui, perché meglio per Rosa che il punto sia di Ricci, perché almeno sta a lui con un'altra chance. Quindi 8 bastano, dovrà andarci di striscio. E
ne realizza solo quattro. Qui i giochi si fanno duri adesso per Rosa, che Ricci potrebbe anche chiudere il set direttamente con gli 8 di colore. Deve capire che se porta... ne fa 5 di colore si mette a 47. Vediamo se riesce a portare giù una biglia alla volta. Intanto un paio ce ne ha già portate. La seconda c'è. Dovrebbe portare in basso anche questa biglia. Andiamo lo strato. Scegliere da che parte prenderla. Forse conviene prenderla un po' dalla parte esterna. Questa biglia deve cercare di portarla verso il basso, per l'otto di colore. Comunque andare male sono 5. E la lascia. Non ci riesce. Quindi 5 punti di colore per Ricci, che batte a 47. Quindi bastano le ali del castello. Bastano anche le ali, esattamente. E c'è tutto il castello, 10 punti, ritorna in media. Le anche le ali, perché l'ha spiccato, perché ha spiccato il volo. Quindi 10 punti, noi dopo la pubblicità, dopo il replay andiamo in pubblicità. This championship is being played with the new Aramath tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramath Range of Ball and Cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramath, bringing new dimensions to your billiards experience. E il secondo set comincia dove aveva finito Ricci, perché ne realizza altri 10 su questa prima bocciata. Ha messo il pilota automatico per la bocciata. Sì, mi sembra anche a me che sia un pilota automatico. È devastante, da quel punto di vista. È incredibile. Sa che dovrà fare qualcosa di estremamente straordinario Rosa per poter tenere il passo di Ricci, che adesso va di tre sponde, il gioco di rimessa. Il realizzo. Non ci va lontano. Doppia funzione per lui, allontanare la bianca, prendersi il punto. Con Rosa che va alla ricerca di quella. Certo che la formula poi questa è poi anche come quella della stecca, no? Quelle ripartire da 0-0 fondamentalmente annulla tutto, cancella se non nella mente. sì, esattamente. Questa è presso, se non è corta, una buona arrivare. No, è buona arrivare. Anche se ha avuto un po'. Ha avuto un mancamento. Una strada un po' curiosa. C'è stato un fine corsa un po' non regolarissimo. Però alla fine arriva. Tirarla è un bel rischio, deve essere perfetto, perché se prende il pallino, però è impavido, quindi... Beh, qualche rischio se lo deve correre. T'ha sentito forse il microfono, dice che deve cercare qualcosa. Punto? L'ha preso? Se l'ha preso di fortuna. Ah, quello sì, sicuramente. Se si avvicina a Ricci, l'ha preso. Se ci riesce a allontanare la bianca, ce la fa. Ultima boccetta per mi sa che cerca il tiro del pallino. Sì, anche perché potrebbe portarla nella zona delle sue bianche. Ci riesce molto bene, bravissimo. Tre punti per Enrico Rosa. Si conquista la sua prima bocciata del secondo set.
4 punti. Le ali cadono ora. Rosa, se continua così farà fatica. Soprattutto poi mettendo quel pallino giù in basso, che darà molte meno opportunità ad entrambi di realizzare. Però principalmente è lui che deve cercare qualcosa in più nel gioco che non venga dalla bocciata. Sì, in questo caso poi deve sperare anche in qualche passo falso in accosto di Ricci, perché quando poi batte boccia rosa e non fa un realizzo importante, deve cercare subito di riacquisire la bocciata, più che altro per non concederla a Ricci. E sperare che tutte le volte il Ricci perda la boccetta di vantaggio mi sembra abbastanza improbabile. Quanto improbabile. È ricapitato nel primo set, ma non credo che possa basarsi. Anche perché qualche passaggio a vuoto poi può fare anche rosa. Può fare anche rosa qualche passaggio a vuoto. Tanto passaggio a vuoto qua Ricci non ne fa, anzi. No, lui continua ad essere preciso. Rosa arriva, perché poi con l'effetto questa arriva su tranquillamente. Anzi, sa che vada via, passaggio in mezzo. È uscita, mi sa. Sa che non l'ha preso, sa, il punto. Mi sembra rosso il punto. Se va la misurazione, l'abito. Ma mi sembra rosso. No. Invece bianco. Ricci non lo guarda per niente il punto stretto, ma cerca il tiro sulla bianca, perché comunque segna con l'altra sua biglia. Stretta, ma fa comunque gioco. Mantiene la boccetta di vantaggio. Mentre se Rosa adesso se la mettesse lì dietro nel mezzo lo può mettere un po' in difficoltà. Questa prova è lunga e larga. Rischia di andare via stavolta. Credo che il punto sia rosso. Eh sì, no, può dirigere la sua attenzione verso la biglia di quella vicina all'angolo per giocare una giocata di striscio. Si può cercare il tiro col tiro col punteggio doppio e tenere lo striscio su in alto. C'è anche l'altra sulla riga, dopo da portarla di candela a castello. Però fa più un gol ai punti doppi, certo. Ovviamente. Deve essere chiaramente una forza controllata per non inficiare il punto ormai preso sulla parte inferiore del tavolo. Troppo. Sbaglia eccessivamente Ricci, però bocciata ancora per lui. Un solo punto per Daniele Ricci. No, vediamo se ce la fai a bruciarlo questa volta. Farei fatica, devi essere proprio forte un bel po'. Ma io guarda, a tutti i colpi giocherei il filotto di Ricci. Sono convinto che alla fine dell'anno vincerei qualcosa. Avrei vinto anche ora. C'è un appartamento. C'è una conduzione della sua perfetta. Effettivamente, insomma, ora ne ho visti giocare una decina di master in questi due giorni, e devo dire insomma che non scopro, diciamo, l'acqua calda, no, la qualità, no, della bocciata di Ricci. Con Ricci assolutamente no, non ce n'è uno che abbia sia per la sua dose. E addirittura si prende anche altri 4 punti. Ne ha 25? Sì. Rimane anche bene quel pallino che è tanto vicino alla lunga quanto da non poter essere tirato. Infatti Rosa si nasconde nell'angolino. Chiaramente conquista il punto. Ricci tira la seconda palla. Non ho capito cosa stavo cercando. Ha tirato la seconda palla a portarla bianca, cercando di portarla bianca a castello. Ah, no.
Intanto lascia la sua adesso per una conclusione di calcio dove Rosa realizza 4 punti. Un pochino, ma non si lascia sfuggire l'occasione, quindi quando può ci prova. E qui cerca di portare il pallino nella parte inferiore avvicinandolo alla sua biglia. Più alla sua. E qui concede un punto. Vabbè. È una buona bocciata anche da parte di Rosa. Pilotto prima passata, non lascia scampo a nessuno, punti. Quello lì è caduto. Quindi sì. Non devi sperare nessun'altra cosa. Questo ha accorciato un po' il tiro. Qui deve stare molto attento Ricci a non rimanere puntato. Infatti ci va lontano proprio un bel po'. Infatti è stato molto attento di non ravvicinarsi troppo e mettere il pallino in direzione del castello. Però lascia lo spazio per... Il Rosa adesso dovrà scendere solo un pelo sotto al pallino per chiudere quanto più spazio possibile a Ricci senza rimanere bella, da tiro. Molto bella, molto bella. Appoggio la bianca, alla rossa bella. Tanto c'è un cellulare che continua a suonare in sala. Almeno avesse avuto una musichetta gradevole sarebbe stato sicuramente meglio. Poi la sveglia di Rosa, ha messo la sveglia per ravvivarsi un po'. Si riconquista subito il punto Ricci. Cercando di capire se fosse una carambola buona, guarda, tirando la rossa sotto. Guarda. È una ottima giocata da parte di Rosa, però solo 2 punti, solo 4 punti per Rosa, che aveva visto questa strada percorribile. E qui non è che non è che boccia sulla bianca Ricci, no. No. Per le sue qualità. quasi, eh? Ah, quella lì sotto. Quella lì sotto. Magari se forse la collina in bocca gli era venuta. Perché insomma già col pallino fa sempre 10, con una biglia addirittura anche più grossa potrebbe fare anche 12. Però così facendo ha costruito un bel gioco per raccogliere quasi sicuramente. Non deve avere difficoltà sì, a prendere. Sì, qua c'è abbastanza spazio per prendersi il punto. Dovrebbe fare un errore abbastanza vistoso che Ricci sicuramente non fa. Vediamo se è più forte di noi, che lo stiamo tra virgolette gufando da un po'. No, io non sto gufando. Ribadisco che giocherei buono. Sempre il filotto di Ricci una volta che boccia. Chi non perde nessuno, anch'io giocherei quello. Questo qui forse qui ha preso un'imperfezione di traiettoria. Qui effettivamente ha preso questo canale. L'ha preso canale. Un po' più nel pieno, perché la sua è rimessa un po' più al centro del bilancio sì, rispetto a prima. Però questo canale. Però questo gliel'ha mangiato il bilancio. Sì, qui ha preso un canale che era difficile da evitare. Era partita sana anche questa. Esatto. Come al solito. Attende Rosa, quindi lascia ancora un po' di spazio a Rosa, sia nel gioco che nel punteggio. E considera anche che Rosa si lascia lo spazio, poi lui se lo prende, non è... Non sì, sta sì, lì ad aspettare. Certo.
tanto sfila via, non è contentissimo anche se prende il punto, perché avrebbe voluto arrivarci proprio appiccicato davanti e non lasciare altro spazio poi al campione romagnolo, che può sfruttare appunto quella fessura. Deve essere preciso, ha il vantaggio grande che leccando anche la rossa sola è buona, la gioca perfetta da Ricci. Mamma mia, fantastico, bravo, bravo. Fantastico Ricci. Questa forse ti poteva mettere lì anche con le mani, visto lo spazio, poco spazio sì, che c'è lì intorno. Già metterla con le mani era difficile, metterla proprio lì. Rosa, vediamo se ce la fa a conquistare il punto. Forse è bianca di quella dell'ultima che ha tirato. Sì, sì, proprio... Dici di questa boccetta sì, qui, eh? Credo di quella. Andiamo. Infatti suggeriva che fosse proprio questo il punto di questa biglia. Ancora di striscio per rompere un po' la posizione. Questo è difficile. Devi giocare perfettamente lì in mezzo. Bravissimo. Fantastico Ricci. E qui deve Rosa, aprire, oh, deve aprire a ventaglio. Deve o aprire. Quella lì, o giocando in mezzo le due rosse. Potrebbe giocare anche la, il pieno della rossa, quella lì. Ma ci arriva di candela, dici? Sì, mi sa di sì. Dice arriva dalla porzione migliore per aprire. Il centro fra le due rosse. È buona anche la carambola della rossa corta. Spacca perfetto, le due rosse, perfetto, fantastico Rosa. Questo è un tiro da... da circoletto rosso proprio. Sì, sì. Merita il replay quasi quasi questo. Questo merita davvero il replay proprio. Perché non poteva giocarla pianissimo, serve la forza, ma è stato perfetto nella direzione. Questa bella, bella, bella. Era difficile farla anche con la stecca di prima. E attenzione, però. So che continua a essere fallosa in bocciata, sì. Non riesce a... a realizzare punti. Rosa non ha messo la ciliegina sulla torta che aveva fatto. Ricci come sempre allineato al castello, sempre coperto. Finora non ha sbagliato neanche una volta questo posizionamento qua. Vediamo come ci si mette Rosa. Anche lui molto bene. In uguale maniera. Anche lui chiuso, molto chiuso. Molto bene. E penso che qui Ricci arrivi con un po' di forza a spingere giù o bianco o pallino. Stretto. Vola via. Questa è buonina. Però non ha fatto punto, eh. Penso, fatto che punto? No, penso che sia sceso abbastanza per far punto con quella sotto. Ma... quella sotto, sì. Però perde la boccetta di vantaggio. Eh sì, lui cosa tirare l'ultima. Rosa la mette lontana dal centro del biliardo. Dovrà giocarla perfetta sotto il pallino. Costringendo Rosa, ma non è perfetto. Facilmente conquistabile a questo punto. Da... anzi, può valutare anche il con tiro. Un paio di biglie. No, può valutare anche il tiro. Le tre sponde. Allontanare la. Proprio quella rossa lì, ultima giocata. Esatto, da, esatto. Da Ricci. Quando il secondo punto è suo già. Di sicuro la deve toccare, quello non deve evitare sì. Di farla eccessivamente larga, perché quella la deve portare via. Riesce a portarla via. Conquista il punto. È già buona cosa. Un punto e conquista la bocciata.
doveva solo evitare di venire stretto, quindi andare a leccare eventualmente quel pallino, perché poteva bere anche qualche punto. La giocata da parte della sicurezza. E sistema la bocciata, Rosa realizza 10 punti, 36 a 28. Rosa, 10 a Milano. E comunque adesso anche Ricci dovrà trovare qualcosa per... Eh sì, perché adesso Ricci non sta andando appunto da qualche mano, quindi sai, in conto è battere molte volte, allora hai anche tanta fiducia. Esattamente. Se poi stai tanto col braccio a riposo, ti senti quasi in dovere di dover marcare 10, intanto adesso però Rosa, rimane puntato. Rosa la fa perfetta, ma... È troppo perfetta. Ma la sua... E appiccicata, no, fatta troppo perfetta. Forse anche proprio sulla fila. Sì, sì, questa è proprio indirizzata sulla fila. Abbastanza agitato, quale... Rosa. È dietro un po' in fermento, che chiaramente. Bisogna vedere un po' lo spazio che ha Ricci per tirarla, perché comunque il gioco è basso. Quindi di Candela il gioco basso è spostato, quindi partire dalla strada del lato sinistro, da dove la vediamo dalla nostra telecamera frontale, alla fine sceglierà questa. Ma io gioco su giù dall'altro verso, vedi? E Ricci, fantastico. Anche l'applauso da Rosa, perché effettivamente ha fatto un tiro. E dici anche bravo, perché ha fatto un tiro da un super capolavoro, forse... Il tiro più bello di questa finale fino adesso. Ti direi che forse è il tiro più bello visto in questi due giorni. Ci sta, ci sta. Oddio, c'è un calcio di Corbetta che se la lotta con questo. Ho sentito, io non l'ho visto perché ero dalla parte, ho sentito anche di un 5 sponde di sì, Lugli. Sì, un 5 sponde di Lugli, fantastico, sì, da 16 punti. Sono stati molti, ma questi campioni... Poi insomma... Lugli è un giocatore che con l'effetto destra... Cioè, nel verso controverso comunque si ci scrive, grazie ai giocatori che arrivano un po' dappertutto. Comunque bellissimo il gesto di Rosa, che è proprio applaudito, perché ha visto la difficoltà, il gioco era basso, sì, doveva andare dall'altro lato, doveva trovare questo angolo, bisognava fare un bel capolavoro, prenderla di due corte era molto più facile prenderla all'andata anziché al ritorno. Ci prova anche Rosa, attenzione. 12 punti, è andato vicinissimo alla chiusura, si mette a 48. Esattamente in trance che andava a mettere su anche il birillo nonostante l'arbitro, visto che era partito. 48-44, e adesso Simone? Adesso Ricci, secondo me, boccia pallino. Sicuramente, sì, ma potrebbe giocarlo anche di calcio, che comunque gli servono due birilli di calcio, serve un 8. Sei a chiudere. Abbondante. Attenzione. E finisce qua. Finisce qua il set per Ricci. 1-1. 1-1. Ma guarda. Cosa è successo in questo set? Incredibile. Certo, quando si è dopo. Quando si è a 36-38 può succedere di tutto a questo gioco. E come dicevo prima con Aderi, se il biliardo deve o lanciare dei segni o parlare, qualcosina ha detto. Sì, qualcosina ha detto, sì. Ha sempre quel pizzico d'effetto il pallino di Rosa che non riesce ad incandelarlo di secondo. Esatto, a raddrizzare la traiettoria. Ha preso un'ulteriore combination poi il pallino per andare a realizzare 6 punti. Esatto, bisogna vedere quanto questo pesa nella mente di Ricci, perché poi sono cose che fanno po' male. Ricci è un giocatore solido, però per adesso ha perso la strada del filotto, anche perché non è più riuscito ad andare a punto, quindi è ancora lunga, dai. Comunque
Eh sì, intanto una finale, si gioca il quarto set sicuramente. Sì. Tanto si incunea in un posto che forse non c'era. No, con le mani non la metti sicuro. Muovi forse qualcosa. Non c'era, dopo aver fatto quasi 7 metri di biliardo, ce l'appoggia proprio lì, attaccata al pallino. Qua c'è, ci tira per fare il filotto di seconda. C'è un birillo, ce ne sono tanti. Oh, mamma mia, ragazzi. Attenzione, perché questa rischia. Mamma mia. Ha rischiato sia a venire su che a tornare giù, perché se non prendi il lecco il pallino beve subito. Sì. Però quantomeno hanno compensato un po' la fortuna, perché prima rosa quel misurazione perché... per arrivare al set di partita ce l'ha avuto. A me sembra rossa, però sì, guardare dalla camera sì. Sembra rossa dall'alto, sembra rossa anche di un bel po', però sai, sicuramente la nostra prospettiva ci inganna, bianco. Se è bianco o rosso non lo sappiamo, ma dalla telecamera sembrava fortemente rosso. Ma lo è anche col compasso? No, non ci abbiamo preso. E adesso Ricci andrà solo a coprire la testa e il pallino no, si mette sotto. Ma forse ha giocato proprio a prenderlo, a far rientrare almeno una delle sue. E qui Rosa andrà il più vicino possibile a quel pallino. E gli riesce anche molto bene. È vero che ha lasciato lo spazio di entrata per una rimessa. No, per rimessa se non credo che tiri quello. Però per avvenire appunto sì. Giocando corta corta e anche un pizzico di vediamo lunga. Vediamo se la prende troppo. È buona. Ce la fa, bravissimo. E qui andrà dritto per dritto a portare la rossa verso la buca. Diretto sul pallino. Di prendere pallino pieno. Direi che ci riesce, quindi farà appunto con quella... Addirittura ne farà 3 di punti. 2 palle, 2 biglie. 3 punti per Rosa. Non abbiamo più visto in bocciata Ricci. Andiamo. Si dispera un po'. Attenzione. Erroraccio di Rosa. Fa un erroraccio perché beve gli 8, lascia il gioco da poterne prendere altri adesso, dipende un po' quello. Non penso che Ricci spinge lassù, sicuramente lo giocherà di lunga corta con la forza castello. Per mantenere anche per il mantenere punto. Anche il punto. Il rischio è un po' questo qua, che fai il punto che lo metti... Se non lo fai ti esponi a questa... questa candela forte. Chissà Rosa, allora, forte bisogna stare attenti, bisogna dargli molto colpo perché altrimenti gli vai dietro con la tua, il pallino piccolino, leggero. Quindi giustamente anche una presa di palla piena gli puoi tirare dietro, se no rischi la bevuta come ha fatto Corbetta. Infatti lo gioca piano, vedi, ad uscire. Sembra viaggiare bene. Sì. Sembra viaggiare molto bene, preciso, molto Rosa. Bene. 16 punti e conquista oltretutto anche il punto. Un bel tiro. Perfettamente seguito, preciso. L'unica cosa, ecco, che lascia questo. Ricci non sta lì a guardare. Realizza 12. Infatti qua conquistare il punto non è stato un affare. Anche di rabbia forse, oltre che di bravura. Anche perché insomma ne ha subiti parecchie, soprattutto nel set precedente, quella conclusione veloce di Rosa che in maniera rocambolesca sì. Ha fatto realizzare a Rosa 12 punti.
Anche perché era importante realizzare per stare lì con lui, per stare alla pari. Ricci, vediamo come si posiziona. No, non si è puntato. No. Anzi, dovessi dirti che messa così non è neanche bruttissima, perché o spinge la rossa a portare la pallina verso la sua, oppure cerca di tirare credo quel, che sia mezzo pallino, quel mezzo pallino. Ma la deve prendere, la doveva prendere. Perde la boccetta di vantaggio. Diciamo che è un errore che hanno fatto entrambi. Hai visto che anche Ricci, la faccia di Ricci, perché forse ma sai, aumentare la forza lì, lui si aspettava che gli cedesse un po', ma se lo gioca di misura di seconda e cerca appoggiato sul pallino e non lo fa neanche in questo caso, perché è vero che giocandola forte si allarga molto il gioco, il tiro, però battendola molto nell'angolo alla fine è un biliardo nuovo, quindi l'angolo stringe. Esatto. Ricci si accontenta di uno, non c'aveva niente tanto da fare. Arriva in bocciata, che è tanto che aveva il braccio fermo. Voleva toccarlo quel pallino, cioè, se no, voglio che sia mio. Non si allunga molto, vedi? Fa fatica a arrivare a metà biliardo. No, infatti, anche vedete, già nell'allungo di preparazione è quasi sul pallino. E lascia ancora il filotto, però. Questa qui, perché a mio avviso l'ha bocciata un pizzico di piano rispetto alle altre, hai visto? Sì, sì, si raddrizza meno, chiaramente. Non ha dato la forza della corta. Non ha dato la forza della corta, quindi è chiaro che una forza un po' più breve il pallino perde di traiettoria. Esatto. Si accosta molto bene, non lasciando un grande gioco a... Lascia poco nulla. A Ricci, che deve subito faticare per riconquistarsi il punto. E qui deve essere bravo, perfetto. Arrivarci di tre, prendere la bianca e spostarla. Ma gli va dietro. Non ce la fa. Non ce la fa a prendere il punto. Oltretutto perde un'altra boccetta, Ricci. Oltretutto non rimane neanche, non si è neanche aperto il gioco da tentare magari il tiro alla bianca. Se non adesso c'è il pallino da poter tirare. La scelta è difficile, perché se forzi il gioco e realizzi poco rimani sotto due biglie, fai fatica. Due biglie dopo, le qualità balistiche a rosa non mancano. Poi c'è quella biglia nell'angolo che è attaccabile di calcio da dietro, anche perché se è vero che stringe moltissimo, la si può giocare anche di due sponde corta lunga. Ma sì, in attacco però, mi sembra. Sì. Tenta il calcio al pallino e non lo prende, perde un'altra biglia, quindi si avvicina per Ricci la possibilità di dover consumare tutte le sue biglie in questo momento. Adesso è costretto a cercare il punto, anche perché se non gli otto di colore sarebbero una formalità. Gioco di rimessa. Il colore è il gioco di rimessa, quindi devi costringere Rosa almeno a sprecare una palla per conquistare il punto. Infatti, guarda, va a vedere questo angolo di entrata di due. È come lo squalo, ha visto un po' il sangue, no? Allora sì. cerca di infierire. Anche se essendo destro non ci arriva, tanto si conquista il punto. Sì, intanto la va a metterlo giù. La va a assicurarsi il punto. Certo. E adesso può concentrarsi sul fare male all'avversario. È già da dentro addirittura. Era difficile così. Era difficilissimo, sinceramente, giocandola da dentro. Sì. Ma sai, chiaramente essendo destro non poteva... Ce l'avesse avuto nell'altro angolo. Anche se molto spesso il destro da quel verso lì stringe di più che non dall'altra parte. Sì, perché chiaramente vai a cercare più l'angolo. Notoriamente succede questo. Adesso un'altra opportunità per Rosa.
gli è scesa un pizzico nell'ultimo momento. Un po' di rammarico per Rosa, che in due tentativi di rimessa a punto preso non realizza nessun punto. Queste alla fine possono un po' pesare, nella... Eh sì, in un set così che sta andando su pari, sicuro deve bocciare meglio come ha fatto prima. È ancora impreciso, la prende all'incontrario, si prende il lecco, non fa neanche il 2. È un gesto di stizza di Rosa, un po' di stanchezza dopo un po', perché non è parecchio dispendioso giocare a biliardo, ma qualche energia la si consuma. Sì, soprattutto essendo un giocatore molto più basso, nella bocciata spende molto più energia di Ricci, che non fa assolutamente alcuna fatica, sia fisica che mentale, perché poi dopo la bocciata risente molto la tranquillità della mente, no? Soprattutto quando ne stai sbagliando diverse, e quindi magari sbagliandone anche in modi differenti non vediamo riesci se qua si conquista il punto a correggerti. Lo fa egregiamente, anche se poi è gioco facile per Ricci di conquistarlo. Qui Rosa deve stare attentissimo, anche perché gli è rimasta la sua, quella con cui ha bocciato, proprio al centro del biliardo, per cui se dovesse perdere un'altra boccia... Questa arriva, ma arriva con molto patema, E gli guardano in due. Però è arrivata. È arrivata. È arrivata, ma non era molto tranquillo Ricci, serviva una boccia differente per giocarsi magari la chance di tirare il calcio su quella in alto, che è bella invitante al centro del biliardo. Anche perché adesso Rosa mettendo la... vabbè, pensavo fosse un pochino migliore. Lunga, corta, corta. Sì, qua ci arriva da sotto. La direzione non è buonissima, se non aiuta, l'ha aiutato quell'impatto con la bianca. Si fa fatica a capire se è il biliardo che pende un po' verso la sinistra dei giocatori, o quel pizzico che effetto comunque prendo le bocce toccando le sponde. Rosa cerca la misurissima di 4 sponde. Vediamo quanto effetto mantiene. Quel lecco è stato fondamentale per farla larga come serviva, però forse gli ha fatto perdere la forza che era necessaria per avvicinarsi al pallino. Da come hanno parlato i due, bianco. Qui Ricci deve ancora guadagnare il punto, Ricci. E questo qui sembra abbondante, Devi sperare. È andato bene. Addirittura ne ha avvicinate 2. Quindi 3 punti per Ricci. Vediamo se ritrova la strada del filotto Ricci. La trova, e come trova di seconda intenzione, andando avanti, con un po' di brivide, è andato molto vicino al rimpallo, non facendo, secondo me ha messo il pallino un po' più interno e lui è rimasto un pochino fisso con il suo, posizione del suo corpo, l'ha colpito perfetto, perché comunque l'ha portato nella però fila. Chiaramente la tua va avanti e non va di lato, un po' di patema chiaramente te lo pone, passato abbastanza lontano dal rimpallo, ma insomma è quando al biliardo si tirano alla stecca, si tirano di prima e si fanno di seconda, insomma. un po' di patema c'è in quel passaggio iniziale. Un 10 fondamentale perché serviva a Ricci anche di acquisire un po' di tranquillità in bocciata. Serviva a scrollarsi un po' di dosso Rosa, se vuole. La Rosa è attenta, mi sa, non penso che vada a punto di braccio. Eh sì, tira la rossa, ma è abbondante. La lascia lì, perde la boccetta di vantaggio. Attenzione,
Dici proseguirà per questo, questa strada oppure... Credo che vada a punto. Tanto si rimette un altro po' di nastro. Un po' di sciolina alla mano. E comunque il panno ruvido porta un po' di difficoltà per quelle persone, magari anche forse come Enrico, che ha quel modo particolare di lasciare, oltre che in quel modo di lasciare la boccetta, che comunque porta l'ultima nocca a strisciare molto sul panno. Enrico l'ha tentato per un tiro di realizzo, ma visto anche il punteggio, Ha cambiato idea. Boccetta di vantaggio, lui a 38, sa delle sue qualità in colpitura. Giustamente è imperativo per lui prendersi il punto di accosto. Adesso oltre che prendere il punto, sarebbe bello se riuscisse anche a metterne due, no? Per bocciare per i 10. Però ovviamente sì, priorità è una cosa in più. Priorità è raccogliere. Infatti sto valutando quella, la giocherà sicuramente un po' più veloce, anche perché è bello, ecco come sta misurando adesso anche il mezzo pallino. Qualche opportunità se la crea. Vediamo come arriva. Ha tirato il pallino, l'ha preso... Ce ne mette due, guarda. Penso ce due. Ne mette due. Uno sicuramente. Non serve neanche l'aiuto dell'arbitro. Quindi va a 41. C'è fair play fra gli atleti, per cui... Sì, sì. Però se gli ha chiesto se vedeva le due palle, gli ha detto sì e gliel'ha concesso. Set point per Ricci. E 10 punti per Ricci, vince il secondo set. Bravo Ricci. Torna alla colpitura originale Daniele Ricci. Allora, i giocatori hanno chiesto una pausa, in pausa audio andiamo anche noi, godetevi gli highlights.
This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience.
Ed eccoci tornati al quarto set, che potrebbe risultare il set decisivo qualora fosse vinto da Ricci, mentre Rosa cercherà di portare tutto alla bella. Intanto parte fortissimo Ricci con la prima bocciata di questo. Eccolo lo strike che cercavi. Eccolo qua, lo strike da 12 di Ricci. Sembra che ha delle traiettorie anomale sto pallino, comunque a volte nei tiri, perché ha fatto un filotto pieno di seconda passata, guardalo. Ha fatto il 2 di terza. Io vorrei che ci avesse messo del suo anche Birilli, Può darsi, forse che... Qui ci hanno messo del suo Birilli abbattuti. Che i Birilli abbattuti abbiano deviato un po' la traiettoria. Perfetto, in accosto Rosa. Ricci non ci sta a voler riaprire questa partita. Io sì, cerco di portarla a casa prima possibile, se posso. Sì, è partito da dove aveva lasciato, aveva chiuso con una bocciata da 10, è ripartito addirittura con una bocciata da 12. Cerca di rompere la posizione Ricci. Non prende il punto, ma fa il gioco che voleva comunque, sì, nel senso, allarga quel gioco chiuso, stretto, che l'aveva costruito Rosa. In accosto di due sponde, passando di fianco al castello. Che non importa essere precisissimi. Questa pausa che ha giovato di più. A volte le pause possono essere deleterie da un verso o dall'altro, dipende. Sai, sicuramente. Però servono, magari una partita a set come questa, magari. Sicuramente sì. Ma senti, visto da come è rientrato Ricci, non mi sembra che abbia avuto. No, quantomeno in bocciata non abbia risentito per nulla. Bocciata no. La Rosa va subito in attacco. Ci prova, conquista il punto in maniera abbastanza rocambolesca. Vediamo dove terminano le biglie. Anche in maniera un po' rocambolesca, perché poteva anche lasciare qualcosa sul campo. Vediamo se qui va all'attacco sul pallino, giusto? Penso di sì. Ricci va vicino a fare un punteggio monster. E senza paura l'ha tirata proprio, è convinto, è quadrato nel gioco. Ma non credo per ora che la pausa abbia fatto male a Ricci. Assolutamente no. Che sta tornata per ora 16-0. Vediamo se si gioca bene le ultime due biglie. Credo che Rosa, se fa un capolavoro su quella rossa, può fare anche l'otto di colore. Può fare anche l'otto di colore. Comunque lo tirerà, conoscendolo lo tirerà. Intanto sullo sfondo abbiamo il presidente regionale CONI, Fabio Luna, e il nostro vicepresidente federale e presidente della sezione boccette, Fabio Migliozzi. Va di tre, ma prende la sua. Oh. Prende la sua. Non ce l'ha bevuta anche a prendere la sua, perché forse è coperta da rossa. Sì, però dovrà consumare l'ultima boccetta per prendersi il punto. Anche perché infatti glielo concede Ricci senza neanche pensarci un secondo. Quindi un solo punto per Enrico Rosa.
che adesso va alla bocciata. E Rosa ha già chiamato anche a trovare la miglior bocciata per rimanere attaccato a questo set. Solo due per sì. Rosa, che sono pochi. Sono molto pochi. Pochi, pochi. Qui dovrà stare attentissimo Ricci a non lasciare. Finora il è gioco. Stato sempre estremamente accorto a rimanere lì, coperto sulle traiettorie, senza lasciare nulla all'avversario. Qualcosa lascia. Qualcosa c'è, però mi sa. Che per ora è presto per provarci. No, ma forse se. Se era limpida la traiettoria, Rosa l'avrebbe tirata, riconoscendo l'occasione non se la lascia sfuggire. È anche vero che se si fosse messo nel mezzo avrebbe messo un po' in difficoltà Ricci. Ora diciamo che il gioco è abbastanza semplice per riconquistare il punto. Attenzione, vediamo come rimane con le due biglie rosse, non rimane puntato. Una bella notizia per Ricci. Ah, senza dubbio non sarebbe stato felice. Se rimane scoperto Rosa, ma tanto Ricci giocherà sicuramente il pieno della bianca ad intavolare le tre biglie. Ultima boccetta per Rosa. Il punto ce l'ha da conquistare. Ce l'ha da conquistare. Punto, se viene da sopra, dall'alto, sopra il pallino, secondo me non è poi così complicato. Forse lui sta cercando un tiro. Cercando una soluzione in attacco, dici? Forse sì. Perché può essere buono anche il mezzo pallino, cioè il pelo del pallino, e prende la rossa di sfaccio, vedi? E addirittura perde il punto invece. Però copre l'altra boccia di calcio. Si accontenta di 5, Ricci. Non può far altro che prendere quei 5, che non sono pochi. Che non sono pochi, che lo proiettano a 21 e con la bocciata a disposizione. Intanto vorrei ringraziare il Circolo 14 febbraio che ci ha ospitato in questa kermesse, ha ospitato tutta l'attività regionale della Fibis Marche, sezione boccette e anche sezione steak. Ricci intanto imperterrito, nonostante io parlare. Ringraziamo anche Ricci che tutte le volte ci delizia con questi filotti, che quei due che non è riuscito a fare. Ecco il Circolo 14 febbraio. Mi sembrano solo frutto della casualità, ti dico la verità. E invece no. Balisticamente è un cecchino. Davvero impressionante, Ricci. Colpitura davvero impressionante. Adesso il parziale è anche ingeneroso per Enrico Rosa, però effettivamente, come dicevamo prima, Simone, se non ha una bocciata perlomeno efficace, non può cercare di competere di con questo Ricci. Poi cercare sempre di raddrizzare il set con dei tiri risolutori di realizzo. Perché poi Ricci, sono alto rischio, no? Come per Ricci esempio quello precedente. Così, porta il pallino a sponda, poi dopo le occasioni non si creano, capito? Esatto. Ti costringe a forzare il gioco quando guarda, forzi molto. Mi sa che rimane. Andiamo sai dalla telecamera frontale. O fortunatamente non lo tirerà, però... è bello. No, paura non le ha sicuro. Non lo tirerà, non lo so. Secondo me lo tira. Se mi smentisce. Lo tira. Bello veloce. Lo tira. Tu l'ha presa troppo bene. L'ha presa troppo piena, eh? Esatto. Lo sguardo comunque è quello della tigre. Come dicevano nel film. Gli occhi sono quelli della tigre. Il cannibale delle boccette. Possiamo invitare Quarto a fare una gara sul tiro? Ma
sarebbe sicuramente una bella sfida, ma questo Ricci, io ci giocherei sempre... se mi danno una palla da basket in prima passata. Me lo sono sempre chiesto se è, molto, se è più facile far filotto con la stecca o più facile far filotto. Secondo con me in ripetizione vincerebbe Ricci, ti dico la verità, ti dico la mia. Intanto lui la va a mettere nell'angolino molto probabilmente, bassa sponda. Leggenda narra che ci fu una sfida chiaramente data dal circolo tra Rosanna e Minocchi e vinse Minocchi. Però certo. Leggenda narra, non ho. Bisogna chiedere a Iuri adesso. Sì, sì. Vado a cercare. Il problema è che non fa neanche il punto, quindi è costretto adesso ad andare a raccogliere questo punticino. Basta uno. Infatti. Muove proprio con la classifica questa mano di Rosa. Però. Vediamo se riesce a muoverla con la bocciata. Deve resettare un po' la mente, la mano, lo scotch, tutto quello che ha messo. Per lui è fondamentale trovare questo filotto. Sale un po' la tensione per tutti, anche per loro. E addirittura... Se prima aveva dato un segnale a favore di Rosa questa bocciata ne dà uno enorme. Quasi una sentenza. Sì, per Ricci. Per lui è importante mettersi coperto come si era fatto. Non lo cerca neanche il pallino, una sola priorità, quella di nascondersi allineato per non lasciare nessun tipo di spazio, se non quello per il punto. Sì, effettivamente poi Ricci ha concesso veramente poco. Cioè, se te pensi, Enrico Rosa ha vinto quel set con quella giocata dove ha avuto un'altra deviazione, ha trovato diciamo quei 12 punti, magari anche... meritato per quello che aveva fatto in quel set lì, però ecco, non è che abbia vinto in modo nitido come ha vinto il primo set Ricci e come sta dominando anche questo e come ha dominato anche il terzo. Ricci ha sbagliato poco in tutti i set e ha avuto una continuità di bocciate, una media realizzo devastante, no? Per cui sì, faceva notizia quando non ha fatto 4 altro. Punti quando gli è capitata l'occasione, ha realizzato quel su e giù da Cineteca e quindi poi fai molta fatica a contrastarlo se lui esprime questo livello di gioco. Tra l'altro qua fa un ottimo tiro Rosa, solo che con la boccia di vantaggio la possibilità di spingere dal verso su, adesso cercherà di spingere il pallino per portar via la bianca chiaramente. Vabbè, ha preso il doppio tocco, pallino palla, quindi non ha fatto nulla di che. Forse lui ha giocato il pallino pieno in modo tale che si rialzasse verso la sua, anche rimanendo largo, non è importante farlo stretto. Comunque, chiaramente, memore di quello che è successo nel secondo set, deve rimanere concentrato Ricci, non deve pensare di aver già vinto perché... Eccoci. Non è andato è andata bene. Sì, ma qui non puoi avere cali di concentrazione. Le partite ai punti 50 possono risolversi per assurdo con una mano, no? Per quanti punti ci sono nel biliardo. Qui quanti ne realizza? Guarda che vabbè, 5 credo. Perché credo che la bianca centrale in basso è fuori, infatti, la tolta. 5 punti con una bella bocciata può riportarsi sotto. È uno degli ultimi. Deve rimanere concentrato. Ricci ci deve credere, Rosa, perché ancora questa finale non è terminata. Bocciata di col dito medio. Niente. Il biliardo gli regala i 4, ma. Non sono questi i livelli di bocciata che può tenere se vuol vincere.
È vero che a volte prendendo anche i rimpalli così e spostando il pallino nelle solite posizioni può venire fuori qualcosa di interessante, però Rizzi, vedi, non ci va assolutamente per niente vicino perché sa che può arrivare una bordata. Esatto. Alla ricerca di qualcosa di pesante a livello di punteggio. E ovviamente Rosas ci va vicino più che può. Però la giocherà solo in appoggio sulla bianca, senza andare a toccare quel pallino. Così è buono lo stesso, ma... Sì, aveva il doppio obiettivo. Doppio o passare di dietro e quindi allontanare la bianca, oppure prenderlo di prima e avvicinarlo alla rossa, che era più nel centro del tavolo. La rosa adesso deve per forza centrare di 5, credo. Eh sì. Questa la lascio commentare a te perché l'occhio, questa l'occhio del giro mi sembra più che buona. C'è. Finito largo. Ma credo che andrà in una conclusione a replay. Anche lui di 5 con la medesima strada, no? La gioca. Fa il gioco più semplice che c'è, effettivamente. Gioca lunga, corta, a risalire, a spazio, hai quei 12-13 cm di spazio che gli permette di arrivarci di misura. È arrivata. Mi avrebbe permesso, se si vede, se un po' di patema, chiedono la misurazione. Sembra rossa, ma è da guardare. È bella la misura. Sai che più avanti più penso sia bianca. Eccoci. L'arbitro ti dà ragione. Sì, perché ha fatto la contromisurazione, ma non è per nulla convinto Ricci. D'altronde però se ne deve fare una ragione, perché quando l'arbitro ha parlato Anche perché tendenzialmente il compasso non mente. Sì. Dici sempre la verità. L'occhio può fallire, ma il compasso. Questa arriva. Arriva e arriva bene. E chiude tutte le strade, che sul lato sinistro c'è un traffico incredibile. E la può giocare così Rosa, un trisponde a risalire palla pallino, perché comunque sia la sua da quel verso, e penso che giocherà quello. Inutile rischiare un 5 sponde stretto. Con la difficoltà, perché devo tirarla saltando il castello, ha fatta larga. Non conquista il punto. No, lascia forse 5 a terra. 3 sicuri. Mi sa che sono 5, sono 5. Non è a partita, ma alla fine ha fatto un affare. Diciamo, avrebbe fatto sicuramente al massimo uguale a fare il punto prima Ricci. Esatto. Ci ha pensato poi Rosa a fargli questo regaluccio. E Ricci ancora 10 punti e si porta a 46. Ci dà il cuore. In questo set è sempre 10 Ricci. Partito con un 12 per fare 10-10 poi. È un bel punteggio per Ricci, ovviamente. Sì. Chissà se c'è lo spazio la tira. La tira per il punto. A prenderla bianca, portarla su. Anche perché poi serve per coprirsi dall'eventuale tiro di rosa. Sì, lasciare la biglia di rosa nel quadrato. Interferenza fra la tua e la tua e il birillo.
Rosa ovviamente non molla, anche se sa che deve fare oltre gli straordinari. Ma poi deve sperare anche in qualche bel passo falso da parte di Ricci, perché non credo che nessun giocatore al mondo possa partire da questo punteggio con Ricci e sperare di vincere. Magari con Messi, però con Ricci assolutamente perché no. Perché non ti hanno visto allenarti in bocciata l'altra sera? Sì, sono pericolosissimo. Per quelli di fronte. Bravo. Imperativo mantenere il punto per mantenere la boccetta di vantaggio. Che Rosa sta cercando se ci fosse una soluzione, però se tira veloce per un realizzo non è sicuro che faccia il punto, anzi è improbabile, e quindi la gioca a cercare di tenere questo punto, anche perché visto il punteggio l'unica strada è cercare di bocciarne una, fare filotto e mettersi lì più vicino possibile. Poi dopo ne può nascere anche una sparatoria, però certo. Diciamo che se Ricci va lì dietro comunque può mettere anche in difficoltà per raccogliere. E si incastra lì, deve essere bravo Rosa. Ha un gioco spingere, deve fare la stessa strada. Ha un gioco a spingere su quella lì, la sua sola. Un gioco a spingere sulla bianca. Però deve stare attento, perché se ne prende mezza è probabile che vada via alle sue e la rossa non si muove di molto. Forse la gioca di seconda. La gioca dietro. Bravo Enrico. Bravo Rosa, perché ha cercato la soluzione, quella anche se difficile, ma... 5 punti? Non so da guardare. Serve ancora l'arbitro. Questa è una misurazione per mettere in segnapunti 5 punti. Qualora fosse bianco, sarebbero 5 punti per bianco. Quindi sono 5 in totale. 5. Si porta a 20. Deve arrivare a 36 il prima possibile. 34. 36 il prima possibile. Già sarebbe importante far filotto adesso. Sì. Perché altrimenti arrivare a 34 è complicato. E ancora nel mezzo. Preso quel piccolo bonus che sa tanto di beffa di sbirillo, 4 punti. È vero che forse non era la bocciata perfetta, però a volte col pizzico di fortuna cade il filotto diretto di prima. E sì, o addirittura c'è lo stesso lo sbirillo, però marchi 8, marchi esatto, anche il birillo rosso. Esatto. Attentissimo ancora una volta. Questo è il termine corsa di questa, non è stato perfetto, ma è distante, esce tanta distanza. No, tra le... Secondo me la gioca appositamente così lontana, per preferisce... Attenzione, attenzione. Gioca appositamente lontana perché sa che può prendere l'incastro di Rosa nel mezzo, ma se si avvicina poi rischia il tiro veloce come l'ha preso adesso. Adesso andrà tutta la vita attaccato a quel pallino, anche perché Rosa ne ha 24, non gli basterebbe neanche il pieno, il super strike di calcio. Esatto. Qui non c'è praticamente nulla. Uno striscione, un'americana, come la chiami? Sì, l'americana. La vedo ha preso la sua. Addirittura ha preso la sua. E adesso si fa davvero in super salita per Rosa, qui viene strappata anche un sorriso. E concede il match a Ricci, quindi il nuovo campione italiano della categoria Master Boccette è Daniele Ricci, un titolo assolutamente meritato per il campione
romagnolo che ha espresso un gioco sulla bocciata formidabile, ma se l'è cavata davvero molto bene anche sul gioco misto. Io ringrazio tutta la nostra squadra, Fabian Arte alla regia, Tom Ruban alle soggettive, ringrazio anche la nostra responsabile, la dottoressa Valentina Spada, che in questi giorni era impegnata con la nazionale italiana di biliardo di stecca in Austria, dove l'Italia ha vinto il campionato europeo a squadre, però insomma ci siamo sentiti molte volte per organizzare le nostre trasmissioni. Ringrazio il consigliere federale Loris De Cesari con il quale ho fatto molti commenti in diretta su Billiard Channel, e ringrazio infine anche te Simone per la tua disponibilità per l'ospitalità di tutta l'organizzazione, perché sei stati veramente molto gentili con noi. Graditi i ringraziamenti, graditi la tua presenza, abbiamo fatto in modo e maniera che ci fosse tutto il team Billiard Channel anche con la tua voce, perché anche per il nostro mondo boccetta era importante comunque sia inserirsi in questo canale che sponsorizza tutto il biliardo della Federazione Italiana. Assolutamente sì, io spero di essere stato almeno quasi all'altezza, per me era una prima ampiamente all'altezza, considerando è la prima volta. Quindi per me è un gioco sicuramente, diciamo, che non conoscevo, ho cercato di studiarlo anche tramite il tuo aiuto con qualche video. Avrei avuto la spalla di De Cesari nei primi commenti. Sicuramente mi ha formato, comunque mi sono molto divertito, insomma, e spero di essere stato una spalla adeguata sia per Loris sia per te. Validissimo supporto per tutti noi. Ti ringrazio per l'ospitalità e diamo l'appuntamento per Cervia, dove si svolgerà una grande kermesse, è la San Venzanne del biliardo a boccette. Esatto, quindi è la San Venzanne del biliardo a boccette, ci saranno altri titoli come il Master Goriziana. Arriveranno i ragazzi con gli studenteschi, arriverà il Paralimpico all'inizio giugno. E quindi sicuramente ci troveremo anche in quell'occasione. Davvero grazie a tutti e complimenti al nuovo campione italiano Ricci, ma complimenti anche a Rosa che ha perso il titolo solo in finale, ma ha conquistato la classifica generale al termine della regular season. Quindi io vi auguro una buona notte e continuate sempre a seguire Billiard Channel, il canale di tutto il biliardo. Buonanotte. Buonanotte.